Partita di oggi che si gioca nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, uno degli impianti storici del calcio italiano, europeo e mondiale. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Questa squadra ha davanti a sé una stagione lunga e difficile. Avere già accumulato 4 punti in classifica, beh, direi che è un'ottima cosa per loro. Vedremo cosa sapranno fare oggi. Immobile. Questi sono i giocatori che comincerà. Cataldi! Via Bieni. Pallone intercettato senza problemi. Attenzione Immobile. Cataldi! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca, forse, ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. I tifosi sperano ovviamente nei gol di Ciro Immobile per portare a casa la vittoria. Si preannuncia un bel duello fra l'attaccante napoletano e la difesa avversaria. Non è facile arginarlo a diverse frecce al proprio arco per colpire e far male, sa cavarsela egregiamente sia di testa che di piede. Chiamata davvero al limite, Attento qui l'assistente nel segnalare la posizione di offside. Non era comunque un'occasione da gol. Cataldi. Morales. Cercano di aprire la difesa avversaria. La mette lunga sul palo lontano. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Berami. Oggi vorranno dare continuità alla bella vittoria ottenuta nell'ultimo match interno. L'euforia per il 2-1 ottenuto nel turno precedente. Cataldi! Il difensore è un muro su questo tiro. Beriscia. Cataldi, Parolo. C'è il tocco sulla fascia. Palla vagante adesso. Montolivo. A metri per correre sulla corsia. Cross troppo lungo, nessuno può arrivare. C'è la rimessa con le mani. Passaggio intercettato. Palla recuperata, azione interrotta. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Montolivo. Fiamozzi. Pallone interessante. Ecco Biabiani. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. Fuori gioco che c'era, come evidenziano le immagini, oltre l'ultimo difensore, la sua posizione, anche se per una questione di centimetri, difficile che potesse fare male da lì. Parolo. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Beriscia. Ciro Immobile. Rossettini. Montolivo. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per le ripartenze. Crossa verso il centro.
Montolivo. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Nessun problema qui per il portiere. Minala. C'è il lancio sulla fascia. A metri per andare. E possono ripartire. Lazzari. Morales. Immobile. A metri per correre. Granqvist interviene e allontana il pallone. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Occhio, cerca l'area di rigore. Cross raccolto facilmente dal difensore. Berisha. Morales. Lazzari. L'arbitro manda tutti nel... Comincia la seconda frazione di gara. Fiamozzi. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Può controllare palla senza fretta. Cataldi. Chiama in causa Stefano Nava. Vorrei un giudizio sul primo tempo di Ciro Immobile. Prestazione mediocre fin qui la sua. Deve fare qualcosa di più se vuole impensierire la retroguardia avversaria e dare una mano alla sua squadra. Berami. Ha spazio davanti a sé. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Calcio al centro della prossima partita. La Lazio sarà di scena fuori casa e affronterà il Verona. Non vedo l'ora, Pierluigi, di raccontare il match in diretta per i nostri telespettatori. Ha rischiato qualcosa qui il difensore, se l'è cavata. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. Lazzari. Cataldi. Tiro respinto. Montolivo. Ha spazio per avanzare. Si salva di pugno. Recupera palla intercettando bene il pallone. A metri per correre sulla corsia. Minala. Morales. Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Montolivo. Fiamozzi. Tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Ancora un passaggio perfetto. Palla girata sulla corsia. Ha spazio per il cross. Occhio nel mezzo. Gran tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Si preparano al cambio. Berami. Biabiani. Berami. Montolivo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Prova ad andare. Palla respinta dal difensore. Occhio al traversone. Pallone che termina oltre la linea di fondo.
Luis Alberto. Perfetto oggi nei passaggi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Può cercare il cross. Si trascina il pallone oltre la linea. Brutto errore qui. C'è il cambio della Lazio. Arriva dunque la sostituzione. Si chiude qui la partita di Parolo, sostituito da Milinkovic e Savic. Centrocampista centrale adattabile all'occorrenza al ruolo di trequartista. Sfrutta il proprio 1,90 m per dominare nei duelli aerei. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Parte il tiro. Si immola il difensore. Conteggi ancora fermo sullo 0-0, a poco dal termine. Stefano, può essere un buon risultato in vista della prossima partita? Nel prossimo turno la Lazio giocherà contro il Verona. Avrebbero potuto e dovuto fare meglio con la rosa di cui dispongono. Quella di oggi non è stata la loro migliore prestazione. Ha spazio per tirare. Montolivo. A metri davanti a sé, attenzione. Palla messa dentro. Palo e non è finita, attenzione. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Dea bendata che ha voltato loro le spalle, bisogna dirlo. Chissà se avranno altre occasioni per portarsi in vantaggio. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Occhio al rimbalzo. Occhio al tiro. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Fiamozzi. Pallone che torna in possesso degli avversari. C'è il fischio finale del direttore di gara. Pareggio dunque. Con questo pareggio